C'è uno strumento musicale più ricco e straordinario di tutti, è la voce umana, un dono Beat della natura che tutti and possiedono, sia la voce four parlata che quella cantata, strumenti per esprimere il caleidoscopico mondo delle emozioni e dei sentimenti. È lo specchio dell'anima, le sue espressioni nascono dalla parte più profonda dell'essere umano, per questo il canto conserva ed emana questo fascino che noi conosciamo. Ecco, mentre sentite articolare la voce e nello stesso tempo vedete come funziona in questa animazione la formazione della voce. Eppure questo dono della natura e di Dio si può guastare, ammalare, se non sappiamo usarlo bene, se ne abusiamo. Si chiama disfonia, un'alterazione, un disordine della voce che si può curare, compensare con gli specialisti della voce, i logopedisti. E con noi, proprio per parlare di voce, è veramente una novità oggi, è la prima volta che ci interessiamo di questo argomento, due specialiste, Anna Ferrucci e Gelsomina Dell'Aglio, benvenute dottoresse, sono riabilitatrici della voce nei centri CEFISA del Gruppo Forte, dottori in logopedia, perché una nobile professione sanitaria come quella del medico, quella dell'infermiere, o del tecnico radiologo e tutte queste professioni sanitarie che sono tutte molto importanti oggi. Allora, dottoressa Ferrucci, spieghiamo prima come viene riprodotta, come funziona, insomma, la voce fisicamente, questo prodigio della natura e come e perché poi può scattare ad un certo punto la disfonia, cosa si modifica nella voce. Lei ha ragione quando parla di voce come qualità essenziale della nostra vita, proprio per metterci in contatto anche con il mondo esterno. Ed è veramente un dono, uno strumento utile e prezioso. Infatti, se la volessimo definire dal punto di vista dell'essenza, è davvero indispensabile per la nostra realtà, per la nostra Sì. realtà nel È mondo. l'identità. Ed è la nostra identità, Sì. anche perché non esiste al mondo un'altra voce uguale alla nostra. Noi siamo unici e ripetibili per Sì. quanto riguarda proprio la voce. Perciò c'è il riconoscimento vocale per Perciò, aprire le casseforti o le porte di casa. esattamente così, anche per le intercettazioni telefoniche, magari Sì. in quelle che sono proprio anche delle indagini che vengono effettuate. Ma cosa importante è come nasce questo meraviglioso viaggio che noi facciamo dentro di noi. E tutto parte da quello che è l'apparato respiratorio. Sembrerebbe andare tanto lontano, ma in realtà tutto parte da una colonna d'aria che va a incontrare una resistenza glottica, proprio quella apportata dalle corde vocali, che nel momento in cui incontrano questa pressione dal di sotto si aprono. E quella che è l'energia potenziale, proprio per effetto di Bernoulli, la teoria della dinamica dei fluidi, si aprono. Nel momento in cui si aprono diventa energia cinetica. Eccola qui, ecco le corde Ecco, le vocali che corde si aprono e vocali si che si aprono e chiudono. si chiudono in un ciclo vibratorio, esatto, di rarefazione e compressione. E questa è proprio l'origine stessa di quello che noi definiamo un ciclo vibratorio della frequenza fondamentale della nostra voce. Ricordiamo che nelle donne la frequenza fondamentale si aggira intorno ai 200-250 Hz, nei bambini 350-450 Hz e negli uomini un po' più bassa, infatti abbiamo una voce più grave. Soprattutto questi meravigliosi elastici che sono caratterizzati dalle corde Si vocali possono guastare. si possono guastare perché anche loro hanno una natura, sono costituiti da un legamento vocale, che è quella parte elastica appunto del sistema, dal muscolo, il muscolo tiroaretoideo, che è quello che poi è la struttura portante delle corde, e da una mucosa. Che cosa avviene quando si ha un eccesso di uso della voce oppure un cattivo uso della voce? Noi parleremo di surmenage vocale o di malmenage vocale. Sì. Surmenage vocale è appunto l'eccesso della voce quando si usa troppo la voce anche in condizioni non fisiologiche, in seguito per esempio a una faloplosi, e noi continuiamo a parlare nonostante la frequenza, l'intensità non è quella corretta, e a maggior ragione utilizziamo dei compensi che non solo vanno ad alterare ulteriormente con un circolo vizioso le corde vocali, ma addirittura vanno a creare addirittura anche dei danni organici, Sì. perché nel tentativo di volerci far sentire Di far maggiormente, forza, di far forza, e noi andiamo a sì. fare ancora più pressione sottoglottica, andando a ledere quella sempre di più, quella che è la mucosa cordale, o addirittura andiamo a causare uno sfiancamento di quello che è il muscolo tiroaretoideo, proprio perché o per eccesso di tensione, e infatti soprattutto nei cantanti che prediligono quelle che sono le frequenze acute, accade proprio questo, che
Le corde sono tese per lungo tempo, quindi le vibrazioni sono molto veloce, ma in tensione. Sì. E quindi quella che è la mucosa, incontrandosi, va ad avere effettivamente dei danni. Una disfunzione che creerà proprio questa alterazione. Ecco, dottoressa Dell'Aglio, chi ne abusa, chi abusa della voce è un professionista della voce, non so, uno speaker, un sacerdote che deve parlare, deve fare le prediche più di una volta in una giornata, il cantante. L'insegnante che deve sgolarsi per l'avvocato, eccolo qui, divorzio all'italiana, l'avvocato che modula la voce e fa la ringa. Non perde avventura. Sì, sono proprio professionisti. Ecco, voi logopediste siete chiamati a fare questa valutazione funzionale di una eventuale disfunzione ipocinetica e poi anche respiratorio, lo vedremo dopo con Anna Ferrucci. Ecco, quali strumenti usate? Come intervenite? Innanzitutto è importante specificare come la valutazione logopedica funzionale in realtà sia fondamentalmente preceduta da una corretta valutazione medica. Ecco, possiamo abbassare un poco l'audio in modo da ascoltare Gelsomina, mentre qui vedete questo film famosissimo di Pietro Germi, Divorzio all'italiana, dove c'è proprio un esempio lampante di chi abusa della voce, è vero Mina? Sì, utilizza in maniera eccessiva l'apparato vocale in questo caso. E sì, quindi la valutazione funzionale logopedica non può prescindere da una corretta valutazione poi del medico foniatra, del medico torinolaringoiatra, che daranno una corretta diagnosi di quella che è poi la disfonia, ovviamente specificando l'eziologia, cioè la causa, appunto in questo caso una causa ipercinetica. Sì, in questo caso il medico si chiama il foniatra. Il foniatra o l'otorinolaringoiatra. Il foniatra si occupa più dell'aspetto funzionale, l'otorino poi si occuperà in sede magari chirurgica dell'asportazione di determinate lesioni. Sì. E la diagnosi del medico in realtà permette soprattutto al logopedista non solo di avere sin da subito un quadro patologico più chiaro, ma poi di orientare in maniera più specifica e accurata quella che poi sarà la sua valutazione. Chiedo scusa, dottoressa Dell'Aglio, qui ci sono esercizi, ho letto, di riscaldamento logopedico. Cioè, ci sono degli esercizi che voi fate fare ai pazienti? Sì, ci sono degli esercizi predisposti proprio all'articolazione dell'apparato vocale attraverso l'emissione di emissioni sonore, ma anche silenziose, che vengono definite afone. Nell'emissione sonora utilizziamo dei soffi, ad esempio, l'emissione di vocali senza voce, proprio per permettere al paziente di ascoltare per la prima volta, di percepire per la prima volta qual è la risalita della propria aria. E poi invece le emissioni sonore, dove per la prima volta il paziente sperimenta la propria voce in maniera corretta. La valutazione del logopedista sarà poi orientata a valutare innanzitutto la sintomatologia soggettiva, chiedendo al paziente di riferire quali sono i sintomi e le sensazioni che ha esclusivamente durante l'attività fonatoria. Chiedegli quindi se avverte bruciore, se avverte sensazioni di corpo estraneo in gola. Deve raccontarsi, insomma. Sì, deve riferire tutto ciò che avverte durante la fonazione, esclusivamente in quel momento, perché magari se non durante la fonazione. Eccolo qui, la respirazione, diceva lei, il soffio, no? La emissione dell'aria. Sì, e anche il soffio comunque non è un soffio fatto come uno sbuffo o un soffio veloce, è un soffio comunque che viene fatto con una determinata tecnica, dove si chiede al paziente di avvertire determinate situazioni, sensazioni. Infatti nella nostra riabilitazione vengono utilizzate anche delle tecniche di visualizzazione, dove si chiede al paziente magari di immaginare la risalita d'aria come un ascensore che sale lungo il nostro tronco, in modo anche da rendere più tangibile quello che in realtà è un'emissione semplicemente d'aria, emissione di voce, che è quindi qualcosa di molto, possiamo definire, aleatorio. Sì. E la valutazione poi continua invece con la valutazione poi oggettiva, che possiamo definire percettiva, e questa poi più che altro a carico dell'orecchio, insomma, esperto del terapeuta, dovrà capire quanto in realtà la voce si discosta da quella che è una voce eufonica, cioè buona. Sì. Ecco, dottoressa Ferrucci, due elementi fondamentali abbiamo sentito poco fa per intervenire sulla disfonia sono la postura e la respirazione. Sì. Ecco, come intervenite in questo caso? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la laringe, essendo un organo mobile,
quindi basculante, un organo che si muove mentre noi parliamo, è un organo che ha stretti legami con la base cranica. Sì. Quindi tutto quello che, e quindi chiaramente anche con il nostro tronco encefalico, quindi, tutto, quindi con il nostro tono e con la nostra postura, quindi tutto quello che noi andiamo a alterare anche in quello che è la postura sia del corpo, quindi del nostro tronco, sia del nostro capo, tutto questo va a alterare la voce. Perché? Perché va a alterare quello che è il piano glottico della, appunto, dove sono allocate le corde vocali. Per esempio, se io sollevo il mento, le corde vocali tendono passivamente a tendersi e quindi noi avremo un aumento della frequenza e quindi anche un affaticamento muscolare. Per cui dobbiamo fare attenzione nel momento in cui il paziente arriva in terapia, in seduta logopedica, di valutare con attenzione quello che è il piano neutro della laringe. La laringe si abbassa quando noi ispiriamo e si solleva quando noi espiriamo. Sì. Quindi noi possiamo già individuare quello che è il piano neutro alla fine di un'espirazione. Chiaramente quando noi parliamo bascula intorno a questo piano neutro. Sì. Posizionato questo, noi dobbiamo pensare anche a quello che è un assetto posturale importante. Molte volte noi ci facciamo anche aiutare dai colleghi posturologi proprio per questo, magari anche nel tentativo proprio di aiutare questi pazienti che a volte hanno delle posture davvero viziate e quindi non anche in questo caso una postura quindi del tronco in avanti o del tronco indietro, una base di appoggio non adeguata va ad alterare anche quello che è la base cranica e quindi va ad alterare quello che è l'assetto glottico con un dispendio energetico a carico delle corde vocali che appunto vanno a risentire e a livello della mucosa e a livello proprio muscolare. Sì. Ma abbiamo detto prima che il motore di tutto è poi l'aria, il nostro cuscinetto che va a interferire appunto se vogliamo in quello che è il ciclo vibratorio che permette appunto alle corde di non accollarsi in modo brusco e causare poi danni a livello della mucosa che possono essere anche danni di carattere organici, noduli, possono essere anche polipi. Sì. E quindi per evitare tutto questo ci vuole un buon cuscinetto d'aria. Ma in questo caso dobbiamo andare a valutare anche quella che è la corretta respirazione e la valutiamo sia durante l'eloquio del paziente, quasi sempre notiamo una respirazione di tipo apicale perché è quella che poi viene a essere più presente in ognuno di noi in quanto le posture a scuola, le posture anche quando giochiamo oppure il computer, quindi l'utilizzo spropositato anche del computer. Che cosa accade? Che quindi la respirazione che noi dobbiamo andare a impostare è una respirazione di carattere costo-addominale, quindi diaframmatica, andando ad espandere quindi quella che è la gabbia toracica, l'abbassamento del diaframma, noi andiamo a riempire la parte basale dei polmoni e non solo la parte apicale, per cui possiamo avere più carburante, come si suol dire, per poter portare avanti un discorso magari più articolato, più lungo, addirittura un pezzo. Ci dobbiamo rieducare partendo dai polmoni. Da una corretta respirazione. Noi abbiamo tanti esercizi proprio per far riconoscere quindi, e mettere consapevolezza. La respirazione e la postura sono fondamentali. Fondamentali per la nostra laringe. Ecco, dottoressa Dell'Aglio, tra i saccheggiatori della voce ci sono i bambini, insomma. Sì, certo. I bambini tra i 4 e i 10 anni, magari quelli con problemi di DSA, inquieti, capricciosi, ribelli, per i quali qui vediamo appunto degli esempi, la voce è una vera e propria arma, uno strumento di ribellione. Ecco, come si interviene? Quali strumenti usate in questo caso? Innanzitutto, gli strumenti riabilitativi fondamentalmente sono sempre gli stessi, trattare la respirazione, trattare le emissioni vocali, ma nei bambini in realtà il trattamento avviene innanzitutto in maniera indiretta. Un bambino poco collaborante, un bambino troppo piccolo non seguirà mai tutti gli accorgimenti psicopercettivi che gli verranno dati, per cui innanzitutto bisogna capire perché il bambino urla, molto spesso il bambino è un bambino che urla, perché ha bisogno di farsi ascoltare urlando, perché quando parla ha bisogno di prevaricare con la propria voce sull'altro. Molto spesso anche un bambino che utilizza la voce in maniera spropositata o comunque che utilizza la voce anche in ambienti rumorosi e tende ad elevarla eccessivamente. Mm-hmm. In questo caso quindi agiamo innanzitutto in maniera indiretta, posticipando l'inizio del trattamento diretto al momento in cui il bambino sarà maggiormente pronto poi ad effettuare e maggiormente collaborante ad effettuare un trattamento diretto. Quindi verranno dati ai genitori dei consigli
proprio atti a comprendere innanzitutto quali sono le modalità erronee fonatorie e poi agire su di esse. Quindi c'è innanzitutto un trattamento proprio sul bambino, proprio per vincere questa poca collaborazione. Quando il bambino poi sarà pronto, verrà intrapreso quindi il trattamento. In questo caso saranno ancora più importanti le tecniche di visualizzazione, importante sarà il gioco. Importante sarà anche magari la narrazione di storielle atte a comprendere più facilmente e più appunto in maniera tangibile quali sono gli accorgimenti da fare in modo da migliorare la propria voce. Sarà un tenore da grande. Sicuramente, disfonico però anche. Sì, quindi in effetti qui la voce serve per protestare. Quindi in questo caso sì, ma comunque c'è da capire dietro perché lo fa, probabilmente anche imitazione dei genitori, probabilmente quindi i genitori. Quindi con il logopedista anche lo psicologo, insomma, lo psichiatra. In questo caso il trattamento è molto più indiretto, si agisce anche sulla coppia genitoriale praticamente. Sì. Bene, noi stiamo esaurendo il nostro tempo, quindi ci avviamo verso le conclusioni. Argomento da approfondire, su cui ritornare, perché no, anche perché no, per i cantanti, è vero che hanno poi esigenze assolutamente diverse. Io ringrazio molto le due dottoresse Ferrucci e Dell'Aglio, due specialiste, due professioniste.